Spiro in sollievo, anche Cipro appariva un serio ostacolo sul cammino verso gli europei, ma i timori sono subito svaniti. Un solo momento di sbandamento in avvio con Zenga pronto a intervenire. Gli azzurri per necessità proponevano gli esordienti Iranio centrocampo e Lombardo sulla fascia, quest'ultimo anche con compiti di copertura. Ma gli schemi italiani prevedevano anche l'inserimento dei difensori. Alla 14ª gli azzurri sbloccano il risultato, punizione di Marocchi, rompe Bjerkovud ed è l'1-0 che tranquillizza tutto l'ambiente. Cipro si difende anche con l'arma del fuorigioco, mentre la manovra azzurra spesso si sviluppa sulle fasce e Ferrara propone un buon cross, raccolto da Serena che raddoppia. Sugli scambi stretti in velocità delle nostre punte, le difficoltà della difesa cipriota sono evidenti. Marocchi offre così l'assist per Lombardo, per lui un esordio col gol. Chiuso sulla 3-0 il primo tempo, nella ripresa gli azzurri hanno un buon avvio e Serena, una doppietta per lui, firma il definitivo 4-0. La pratica Cipro è così sbrigata. Ora spazio alle interviste di Franco Zuccarà. A Zeglio Vicini, al di là del risultato, c'è stata anche qualche nota positiva. Abbiamo visto giocatori nuovi. Beh, già questo è un fatto positivo. Insomma, Lombardo ha anche fatto un bel gol, Ragno ha svolto con diligenza il suo compito. Poi dopo tanto tempo c'è anche il primo gol in nazionale di Virtud, penso che se lo meritasse. Certamente, per carità, niente trionfalismi contro questi avversari per questa vittoria, però era un momento molto delicato per questa incredibile serie di infortuni che può darsi, le disavventure a volte possono andare anche oltre, quindi era una tappa delicata secondo me.